tema che stiamo affrontando, però vi chiedo di essere almeno educati, sono pochi per cui insomma vi prego di stoppare il dibattito, diciamo, poi vedremo se dicevo, il tema è importante perché si tratta della garanzia giovani, di una misura fortemente voluta dalla Federazione Europea dei Sindacati, è una misura che guarda al futuro sia generazionale ma sia al futuro della nostra democrazia e dell'Europa. Per questo abbiamo voluto, diciamo, avere questa è una premessa fondamentale per noi che ogni giorno
giorno ci battiamo per provare a garantire i diritti ai lavoratori, alle lavoratrici, per provare a dire che si può vivere in questo paese creando opportunità e creando occupazione, e che si deve vivere, insomma, guardando al diritto del lavoro come il diritto fondamentale sulle quali costruiamo la nostra, il nostro essere insieme, cittadini del nostro paese. E quindi, insomma, lo scopo è quello di informare innanzitutto, e lo stiamo facendo sia in questo modo. Io ringrazio anche Liberi TV che ci sta registrando, che sta mandando in streaming perché esca fuori anche da quest'aula il nostro ragionamento e che venga veicolato attraverso la rete. E questo è un modo appunto per noi di veicolare questa informazione, oltre ad aver preparato delle brochure che tentano di approcciare anche gli studenti universitari, in cui diciamo, lasciaci un segno perché sarete contattato e sarai informato su quelli che sono le visite. Io vi lascio, dopo aver ringraziato naturalmente chi ha dato una mano oggi e chi vuole ritornerà, diciamo, contribuirà al dibattito. Vi prego, però, scusate, sto facendo una fatica enorme. Vi prego di neanche di non andarvene, perché sarebbe un segnale brutto anche nei confronti nostri e non è giusto, insomma. Poi fate un po' come volete, però credo, insomma, che non è un buon segnale per l'organizzazione che sta andando di rappresentare. Dicevo, vi taccio senza però provando, diciamo, a ringraziare chi ci ha dato una mano, Federica Pietramani, responsabile delle politiche giovanili della CGL Calabria, il professor Vittorio Daniele, che è padrone di casa, è professore di economia all'Università Magna Grecia, e Salvatore Manda, che è segretario dei giovani della Confederazione Europea dei Sindacati, ed è la confederazione che ha voluto maggiormente, che ha spinto proprio su questa misura. Sono presenti in aula rappresentanti degli studenti che poi si interverranno, così come i rappresentanti dei lavoratori del comitato programma stage per il 110 che hanno chiesto poi di intervenire, vedremo, insomma, di garantire anche un intervento in tal senso. Io passo la parola a Federica per illustrare quelli che sono sia il provvedimento sia le azioni della CGL in questo senso. Allora, io innanzitutto ringrazio la Camera del Lavoro di Catanzaro che ha organizzato questa iniziativa sulla garanzia giovani. Il titolo dell'iniziativa è Garanzia giovani per Europa delle opportunità. Cercherò di dare un mio contributo sia rispetto all'informativa proprio della garanzia giovani, anche se, come dire, siamo ancora work in progress, ancora siamo alla prima fase dell'iniziativa, e dare, diciamo, uno spaccato sull'importanza dell'Europa come vista appunto come Europa delle opportunità. La garanzia giovani, sappiamo tutti, però è bene dirlo, non è la panacea per risolvere il problema di disoccupazione giovanile. Questo è chiaro, deve essere chiaro questa cosa. Però comunque dalla garanzia giovani si può partire per fare un ragionamento anche nella nostra regione per cercare appunto di, e questo ne parlerò in un secondo momento, per cercare di appunto creare posti di lavoro per i giovani. La garanzia giovani introduce una innovazione importantissima, a mio modo di vedere, che è appunto nelle politiche europee, per due motivi. Il primo è perché si sancisce un principio di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del
che appunto risolvere i problemi degli stati, ma un'Europa di federazione degli stati, quindi un'Europa politica che costruisca le condizioni appunto per un reale esercizio della sovranità democratica, senza che alcuni stati appunto prevalgano rispetto ad altri, perché se si porta avanti l'idea di un'Europa della moneta, il risultato è quello che appunto abbiamo visto fino ad oggi. E io credo che ribadire questa cosa, la vigilia delle elezioni europee, sia una cosa fondamentale e importante, perché le elezioni europee sono, tutti i giovani, le guardano molto da lontano. Invece, per evitare proprio che alle prossime elezioni europee si passi una linea comunque anti-europeista, lo vediamo in tanti stati, in Grecia, anche in Italia, e così via, credo che sia importante ribadirlo. Ed è importante ribadirlo perché l'Europa deve essere un'opportunità, perché è proprio da lì che si muovono le politiche degli stati, e da lì appunto si può portare avanti una politica mettendo al centro il lavoro, quindi in un'ottica di mutualismo. La garanzia giovani, come dicevo prima, non risolve il problema della disoccupazione giovanile. Innanzitutto vi dico in poche parole di che si tratta. I giovani, l'Unione Europea, a un certo punto si è reso conto di questa problematica appunto della disoccupazione giovanile e ha detto agli Stati che rispetto alle risorse che venivano messe a disposizione, entro 4 mesi dalla fine di un percorso di studi o entro 4 mesi dalla fine di un percorso lavorativo, doveva offrire una valida offerta di lavoro o di tirocinio o di apprendistato o di accompagnamento al lavoro, ad esempio degli abbandoni scolastici che, come sappiamo, aumentano sempre di più, mette a disposizione i servizi pubblici, ovviamente quello che noi poi abbiamo portato avanti, cioè che il servizio pubblico, e questo era un ruolo che doveva svolgere il servizio pubblico con forza, l'abbiamo ribadito e poi portato avanti, doveva svolgere appunto questa funzione, come avviene anche in altri stati. Guardando un po' i dati, fino all'8 maggio, li guardavo ieri, sono circa 30.000 i giovani che si sono già registrati al portale di garanzia giovani. In Calabria sono circa 2.200. Quello che
entrando diciamo, a chiedere anche informazioni sulla reverenzia ai giovani, e si prevede diciamo, un rafforzamento delle competenze del personale del centro per l'impiego, perché noi lo sappiamo, i centri per l'impiego tutti i sono stati depotenziati, in Calabria sappiamo bene come, come diciamo, lavorano, non per colpa dei dipendenti, ma rispetto a delle politiche fatte in questi anni di depotenziamento comunque del pubblico, di depotenziamento.
soldi devono essere investiti solo esclusivamente per garanzia giovani, quindi noi faremo solo l'accoglienza delle nostre sedi assolutamente gratuita, senza prendere una lira. Quindi questo è fondamentale dirlo. La stiamo strutturando e ci saranno anche le dovute informazioni, diciamo, andando più avanti. Io credo che la strada della concertazione, quindi, sia la strada importante, giusta da portare avanti, e ribadirlo è anche importante, perché credo che le istituzioni, il sindacato, le associazioni di categoria, la scuola, l'università, se si mettono insieme attraverso la progettazione possono davvero creare, diciamo, un piano di sviluppo di crescita della nostra regione. Secondo me l'inversione di tendenza deve essere questa, è quella di capire, noi abbiamo detto con il piano della Roma, della CGL, capire quali sono i settori, 3, 4, 5 settori fondamentali e importanti di volante di sviluppo per la nostra regione, portare avanti quei settori e cercare di creare qualcosa di buono nella nostra regione. E per evitare appunto che i giovani, insomma, che stiamo andando avanti, sempre di più vanno via dalla nostra regione, e i giovani sappiano che è chiaro che
due anni, credo, con voti molto alti, tutti, qualcuno, con il massimo dei voti, che rimangono ancora nel limbo della legalità. E devo dire, caro Valentino, che dal mio punto di vista mi rendo conto che questa legalizzazione del stato del lavoro, che alcuni così definiscono egoisticamente flessibilità, ha conseguenze disastrose dal punto di vista individuale, lo dice bene il signor Gallino, un proibite, rinviate l'invio la mia vita, la mia programmazione, perché sono in attesa che mi venga confermato eventualmente un contratto. Ma io devo dire che dal mio punto di vista, io insegno macroeconomia, questo ha conseguenze gravi sulla crescita del paese. E poi proverò a spiegare brevemente le ragioni, ma voglio partire da alcuni dati, e da questo il senso del mio intervento. Questi sono i dati noti, cioè questa è la spiacevole statistica del mercato del lavoro italiano. E la spiacevole statistica del mercato del lavoro italiano vede l'Italia, insieme con altri due paesi, prego se è possibile vedere i dati, 2005 comparato con il 2012, sulla disoccupazione giovanile a livello aggregato nel paese, in una comparazione europea. Perché questo dato è significativo? Intanto troviamo che ci sono tre paesi che sono Grecia, Italia, Spagna, che in misura più nuova è Portogallo, ma credo il dato dell'Irlanda, quello è interessante per una ragione che vi dirò, in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli scandalosamente alti. Che cosa vuol dire anzi questa disoccupazione giovanile? Questa non è la percentuale delle persone tra 15 e 24 anni dei giovani, è la percentuale delle forze di lavoro, perché la stragrande maggioranza delle persone in quell'età svolge un'attività formativa, cioè la scuola o è iscritto all'università. La parte invece che vorrebbe lavorare, il 35% di questi non trova lavoro. Ma guardate il dato che è significativo. Sono tre paesi, e quattro se ci mettono il Portogallo e cinque se avessimo considerato anche l'Irlanda, in cui il livello è preoccupante. Preoccupante per due motivi. Intanto sono i paesi che hanno maggiormente risentito della grande recessione che si è battuta sull'economia europea, diceva chi ne precedenza, dal 2008. Sono i paesi che hanno avuto una crolla della produzione, in Italia, se mi fate dire, la produzione prodotta in Europa è caduta di 10 punti percentuali, è una cifra iconica. Qualche tempo fa mi si chiedeva qual è stato l'impatto di questa crisi rispetto a quella del 29 e la grande depressione, e di gran lunga maggiore, di gran lunga maggiore delle fonti europee e di terra. Quindi noi abbiamo un aumento che è legato all'andamento congiunturale dell'economia, ma abbiamo un altro dato di rilievo che è quello che dovrebbe preoccuparci di più, e che questi paesi hanno subito, e l'Italia sicuramente, a un livello strutturalmente alto di disoccupazione. Vedete che nel 2006-2005, prima della grande recessione, il livello era alto, certamente inferiore rispetto a quello attuale, ma si attestava attorno al 24-25%. Quindi è una condizione strutturale del paese, e lo sappiamo perché siamo in
disuguaglianze, cioè dove c'è un welfare efficiente, riduce, contribuisce a ridurre questa storia. Quindi non è soltanto un aspetto del mercato del lavoro, è soprattutto la cosa. La terza questione, lo diceva chi mi ha preceduto, la vita della CGL, riguarda le politiche. Noi abbiamo questa quota di disoccupazione giovanile alta in Europa, cresciuta con la crisi, strutturalmente più alta in Italia, che rivela carenze dal punto di vista del funzionamento del mercato del lavoro e carenze dal punto di vista dei meccanismi di protezione sociale. Terzo, si accompagna ad una spesa molto bassa in Italia, comparativamente ad altri paesi, sulle politiche attive del lavoro. Che cosa sono? Noi in Italia siamo abituati a ragionare in termini di politiche lavoro quando parliamo di quelle misure di sostegno al lavoro. Abbiamo questi dati scandalosi della disoccupazione oggi, supera il 12%. Non stiamo contando tra i disoccupati le migliaia di persone che si trovano in cassa integrazione ordinaria, perché l'Istat non le considera, ma sono decine di migliaia. Flessibile di quanto non sia oggi, flessibile in Italia significa essenzialmente possibilità di licenziare.
semplicemente il suo fatto la genera che l'uomo. Questo invece è l'indice di vigilità nel mercato del lavoro per le persone che hanno contratti flessibili, diciamo, temporanei. Grazie.
Incontrano. In primis
secondo luogo, appunto, il test anche nella specialistica. Mi spiego meglio. E l'Italia, dato che insomma vuole avere questo respiro europeo, ha proposto, cioè per diversi anni comunque, queste tipologie di scrematura. Il test è una ghigliottina per tutti gli studenti, la media è 1 ogni 7. L'UDUM, che è il sindacato appunto studentesco della CGIL, ha proposto, ripropone ogni anno i corsi e l'abolizione del test. Secondo me però non è tanto l'abolizione. Se facciamo un po' insomma di storia, ci ricordiamo che la scuola mi sto riferendo a una riforma, c'è una riforma con le arti del 2003, ricordiamoci che tenì informatica, impresa, inglese, in cui si dava anche un po' spazio alla matematica, ma non è così. I dati relativi alla preparazione dello studente in informatica sono disastrosi, l'Italia al 35° quintultimo posto, 335 punti, nell'inglese terz'ultimo, seguita da Francia, e Turchia, quindi insomma lo studente non viene preparato bene. La soluzione quindi forse non è tanto abolire il test, quanto insomma adoperarsi per una riforma della scuola che sembra in mano, però è necessario. E in secondo luogo il test per la specialistica, questo è ancora insomma per lo studente. Cina sembra un futuro meno, perché i primis hanno ridotto i posti, 3.500 posti nel 2016, hanno calcolato che ci saranno 8.000 o 9.000 laureati, quindi lo studente che si forma in Italia, cioè l'università paga la formazione dello studente sarà costretto ad andarsene. Mi sembra un paradosso. Non so, nel 2013 c'è stato un concorso nell'ASL di Milano per la Guardia Medica e un medico su 5 era straniero. Quindi ci sarà questa inversione di tendenza in cui gli stranieri occuperanno, purtroppo perché appunto non ci sono i finanziamenti, mancano i soldi, la riduzione è data a questo, appunto ci saranno magari studenti stranieri che prenderanno il posto dei medici italiani. L'opportunità c'è, ritornando alle parole. C'è un fondo di solidarietà stanziato dall'Unione Europea che la regione del Mezzogiorno, che la Campania ha già sbloccato, se regionale così, di sbloccare anche per la Calabria, aumentare questo, il tetto dei costi specializzati e quindi magari dare maggiore respiro. Detto questo, io da giovane studente mi auguro che della garanzia e dell'opportunità non ci manca solo l'aspetto semantico. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Maria Caro, sono studentessa
anche parlare di giovani, parlare del tema dei giovani per noi è un tema fondamentale, è fondamentale in prospettiva, perché poi se i dati del mercato del lavoro sono quelli, le persone con le quali ci confrontiamo hanno una certa età, hanno un certo livello, diciamo, anche di lavoro tra virgolette garantito, dico così, e il sindacato si sta attrezzando proprio perché questa cosa venga in qualche modo, diciamo, assorbita al nostro interno, cioè come ci attrezziamo per appunto organizzare chi in questo momento, proprio per le difficoltà di cui Maria Chiara parlava, per quelle difficoltà di ricambio che vengono accentuate purtroppo dalle politiche degli ultimi anni e da quelle più recenti, hanno meno, diciamo, possibilità, ma è più difficile appunto difendersi, attraverso l'organizzazione della rappresentanza. Quindi il nostro obiettivo è fare rete, poi mettiamo a disposizione il nostro servizio di orientamento del lavoro, per avanzare, secondo quello che abbiamo fatto qui a rappresentare anche quel pezzo, a darci una mano nella costruzione appunto della rete che ci permetterà di parlare a quanti più studenti possibile. Poi la dimostrazione appunto oggi è un primo passo, lo vogliamo, diciamo, allargare molto di più e molto oltre quello che abbiamo fatto per preparare questo nostro appuntamento, le file con i giovani, con le giovani generazioni. Fermo restando che la garanzia giovani è una misura che era nata a 15-24 anni, ma è allargata fino a 29, almeno in Regione Calabria, perché è un'opportunità appunto per quel mondo che è già creato e che ha bisogno appunto di trovare quelle sinapsi con il mondo del lavoro che in questo momento mancano. Io passerei, diciamo, la palla al Salvatore Mara per definire, per tirare le fine di questa nostra mattinata, in quanto non siamo nelle condizioni di avere anche visivamente il internet alle nostre spalle. Grazie a tutti voi e grazie a quanti sono intervenuti. Due fasce molto chiare di generazione.
Grazie.
e vengo qui a quello quando dice Giuseppe per concludere. Dentro la città catalana c'è un'esigenza di rinnovazione molto profonda, un'esigenza che nasce da quello che vedo qui oggi, da quello che si vede in molti paesi europei, ovvero dal fatto che siccome ci sono intere generazioni che hanno problemi a partecipare al mondo del lavoro, poi questa partecipazione nel mondo del lavoro si riflette chiaramente nel mondo sindacale, quindi persone con facce giovani come me, come Giuseppe, eccetera, all'interno del sindacato sono sempre più rare. Non lo voglio dire con un istinto rottamatore, perché in realtà abbiamo visto i risultati della rottamazione, hanno portato secondo me a un peggioramento persino delle posizioni precedenti. Lo dico con un istinto proprio, credo, di progresso, cioè noi abbiamo bisogno di riformare le istituzioni, ma anche il sindacato all'interno, rendendoli più aperti, partecipativi, soprattutto a quelle figure che fanno fatica a riconoscersi nel mercato del lavoro di oggi. Quindi noi abbiamo perfino detto che dobbiamo contrattare giustamente. Se in un'università, prendo paradigma a questo posto, ci sono X dipendenti a tempo indeterminato e poi ci sono 20 collaboratori in un altro, è chiaro che il sindacato vive delle tessere dei dipendenti a tempo indeterminato. Io credo però che in un mondo del lavoro, con i dati che ci vengono spiegati prima, un sindacato che fa finta che quei lavoratori non esistano, sbaglia profondamente, perché non capisce, non rappresenta per la sua interezza il mondo del lavoro. Come lo deve fare? Lo deve fare riportando quelle figure, continuando chiaramente la sua lotta contro la precarietà, contro le leggi giuste contro le quali abbiamo lottato, ma allo stesso tempo facendo riduzione del danno, ovvero andando a vedere come si può intervenire nei confronti di quei lavoratori attraverso la contrattazione e portare dentro i diritti dei quali dovrebbero usufruire. Queste sono solo alcune delle cose che il sindacato potrebbe fare, sulle quali noi ci stiamo impegnando. L'ultima cosa che volevo dire rispetto, diciamo, alla mattinata di oggi, rispetto alla garantia per un giovane di cui abbiamo parlato, è la tenuta della macchina, perché comunque ci preoccupa. Ho visto stamattina, ho letto anche il piano di implementazione calabrese della garanzia giovani e credo che ci siano dei punti di criticità. Venivano esplicati da Federica e venivano anche accennati da Giuseppe e dal professore. Allora, cosa si fa? Io credo che 6 miliardi di euro a livello europeo sono pochi, e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro dice che per una garanzia giovani effettiva in tutta Europa ne occorrerebbero 21 all'anno, tra l'altro, se pensate, un dato abnorme rispetto a quello che abbiamo. Però, siccome sono soldi pubblici, io penso che la CGL, e quindi voi, perché altrimenti la CGL da sola non va da nessuna parte, debba ottenere e richiedere trasparenza totale su questi soldi, cioè dovete sapere ogni centesimo cosa viene speso. Questa cosa non è facile, perché purtroppo è sempre più complesso. Io lo dicevo a Barroso stesso quando l'abbiamo incontrato, uno dei problemi più grossi che abbiamo avuto è la trasparenza. Per ottenere gli anni di implementazione nazionale della garanzia giovani, che mica c'è già un ministro, chiamavamo l'amico dell'amico che sta con la sottoscala del Ministero delle Politiche Sociali in Portogallo per dire vai a vedere se trovi qualche cassetto piano di implementazione, quando l'abbiamo sempre addosso all'Europa, eppure l'Europa per una volta diceva chiaramente nella raccomandazione che nella implementazione della garanzia
promesse che la prossima volta queste, diciamo, sedie le riempiamo, facciamo mente, continuiamo nel nostro impegno, nel nostro lavoro, appunto per informare su questa misura, così come sul tema dei diritti, che è per noi fondamentale. Grazie. E una comunicazione di servizio al coordinamento, detto per sé, ci vediamo tra 5 minuti, in tempo di salutare, insomma, di gestire un po' gli ospiti, ci vediamo un attimo, facciamo un minimo di assemblea, lavoro, per capire come ci muoviamo nei prossimi 10 minuti, nel senso se vogliamo costruire la nostra vertenza all'esterno, come abbiamo, diciamo, ci siamo sempre a tempo di messaggi, ma 25 minuti, ci resto qua e prendiamo. Sono Alessandro Cofone del programma Stage 2008 promosso dalla Regione Calabria. Questo programma è partito con l'idea di voler trattenere le eccellenze calabresi, per cui i laureati che avessero avuto come punteggio almeno il 110 e lode in quell'anno. Dopo 2 anni di formazione siamo stati contrattualizzati dagli enti in cui abbiamo prestato servizio, per cui siamo diventati, diciamo, a tutti gli effetti dei lavoratori, anche se precari. Nonostante gli enti volessero trattenerci presso, appunto, le amministrazioni, ci sono stati dei rinnovi di contratti, però intervallati da lunghi periodi di disoccupazione, di non lavoro. Adesso noi chiediamo alla Regione Calabria di essere in un certo senso inseriti nelle liste dei lavoratori precari, perché non siamo più stagisti, e che si possa trovare una soluzione a quella che è la nostra causa, che ormai va avanti da 5 anni. Per questo siamo adesso con la sigla della CGL che ci sta sostenendo nella nostra causa. È stato fondato un coordinamento, Meritocrazia 110, che punta proprio a capire per quale motivo dei giovani selezionati per merito ad oggi ancora non riescono a trovare delle soluzioni in merito al proprio lavoro. Chiedere alla Regione Calabria che prenda seriamente sul serio le nostre istanze e la voglia di lavorare e lavorare bene per la nostra terra. E tornando al concetto di libertà di cui parlavamo prima, si parla sempre di fuga dei cervelli. Ecco, noi vogliamo essere liberi di scegliere il nostro futuro, liberi di scegliere se costruire qui nella nostra regione il nostro futuro oppure altrove. Non vogliamo essere costretti ad andare altrove. Grazie.